La Civitanovese strappa il pass per i 32esimi di Coppa Italia, superando 2-0 il Chieti al Polisportivo grazie ad un acuto di Brunette e il raddoppio di Rotondo nel finale. Vittoria meritata per i rossoblù che hanno giocato una buona partita, soprattutto nel secondo tempo e messo alle corde il Chieti. La Civitanovese è vissuta davanti sulla ottima giornata di Spagna e dietro con un attentissimo Diop ha concesso il minimo sindacale ad un avversario quotato come il Chieti che poco ha fatto per meritare il passaggio del turno. Si gioca in una giornata caldissima che inciderà anche sul ritmo della partita. Civitanovese senza Padovani e Giandomenico, Chieti accompagnato da circa 150 tifosi. Rossoblù in maglia bianca subito vicini al vantaggio, al quinto, Spagna dribbla secco l'avversario, il suo diagonale viene respinto provvidenzialmente da un difensore ospite. Chieti che reagisce all'11esimo, cagliazzo di testa, obbliga Petrucci alla risposta in angolo. Sugli sviluppi del corner, Forgione si divora così a tu per tu con Petrucci la palla del vantaggio. Gara piacevole con ritmo alto nonostante la temperatura da canicola. 28esimo, palla persa da Cosignani e Fall obbliga la parata a terra Petrucci. Primo tempo piacevole che termina sullo 0-0. Ripresa e subito al primo, gran percussione di Ruggeri, palla per Brunette, la cui conclusione finisce tra le braccia del portiere Mercorelli. Civitanovese che si fa preferire per la interpretazione della gara. Al decimo botta dalla distanza di Domizzi e Mercorelli devia in angolo. E al 15esimo arriva il vantaggio rossoblù, gran palla di Spagna per Brunet che supera Mercorelli per l'1-0 Civitanovese. Il Chieti non riesce a cambiare passo, cala inevitabilmente il ritmo nel finale ed iniziano i cambi con squadre stanchissime per il gran caldo. Sterile il forcing abruzzese, anzi al 50esimo in pieno recupero, Rotondo appena entrato segna il gol del definitivo 2-0 per i locali, archivia la pratica e lascia alla Civitanovese buonissime indicazioni per il debutto di domenica prossima in campionato all'Aquila. Santi Alfonsi, tecnico della Civitanovese, vittoria meritata, una squadra che è uscita bene soprattutto nel secondo tempo. Sì, sono molto soddisfatto, non me l'aspettavo nemmeno una prestazione del genere. Ci hanno sorpreso tutti questi ragazzi, stiamo lavorando bene, stiamo crescendo bene. Era, l'avevo detto ieri, una prima partita ufficiale con una squadra quotata, di categoria forte, e quindi ero anche io curioso di vedere quello che questi ragazzi riuscissero a fare. Sono molto contento della prestazione che hanno fatto. Ci tengo a sottolineare che i tre centrocampisti che giocavano oggi, Domizzi, Ruggeri ed Ercoli, tutti e tre sono di Civitanova, quindi penso che sia un orgoglio anche per la città di Civitanova una cosa del genere. E poi adesso azzeriamo, perché poi la Coppa è passata, rigiocheremo il 6 novembre, adesso ci sarà una partita molto difficile all'Aquila domenica prossima. Ha colpito anche la preparazione fisica, ho visto una squadra brillante nonostante il gran caldo. Sì, abbiamo tenuto a retto molto bene, poi alla fine naturalmente eravamo stanchi, come erano stanchi anche loro, abbiamo fatto alcuni cambi, ma tutti i ragazzi che, ripeto, come abbiamo detto l'altra volta, non ci sono titolari o riserve. Chi è entrato ha fatto benissimo, sta lavorando bene in settimana, ha fatto delle scelte oggi e poi adesso si rilavora per domenica prossima. Grande inizio di campionato all'Aquila, si recupererà qualcuno perché ancora la Civitanovese deve mettere nel motore giocatori importanti. Domenica partiamo la prima senza Buonavoglia, Domizzi e Spagna che sono squalificate dalla scorsa stagione. Non fa niente, abbiamo detto siamo tanti, siamo tutti un bel gruppo e quindi incontreremo una grandissima squadra. Cercheremo di fare il nostro meglio, poi saranno più forti di noi e gli faremo i complimenti. Mister Ignoffo, abbiamo visto forse una Civitanovese più brillante del Chieti, no? Anche dal punto di vista fisico, soprattutto nel secondo tempo. No, assolutamente sì, hanno sicuramente una brillantezza diversa rispetto a noi, anche se ti dico la verità, ho preparato in modo tale da arrivare al meglio possibile a questa gara. Qualche giocatore che è ancora in ritardo lo sapevamo, però fondamentalmente la cosa, diciamo, che mi è piaciuto è stato l'approccio. Il primo tempo è stato giocato anche su buoni livelli, abbiamo avuto anche due o tre situazioni per poterla sbloccare. Poi il secondo tempo, dopo lo svantaggio, diciamo che un po' abbiamo mollato, come si può dire, e questo non deve accadere. La cosa che mi dispiace è proprio quella, che non siamo poi riusciti più a trovare le dinamiche e anche le situazioni giuste per poter far male.